È un momento particolarmente critico per quello che riguarda il tema dell'Islam. Sull'altra sponda del Mediterraneo assistiamo ad una virulenza da parte del terrorismo islamico che sta perpetrando un vero e proprio genocidio nei confronti dei cristiani, di altre minoranze etnico-confessionali, mentre su questa sponda del Mediterraneo stiamo assistendo ad un reclutamento di terroristi islamici nostrani, autoctoni, che vanno a combattere in Siria e in Iraq, e questo rappresenta sicuramente un fattore estremamente destabilizzante sul piano della sicurezza, ma anche una realtà che ci impone una profonda riflessione su quella che è la tenuta dei nostri valori e la capacità della nostra società a fronteggiare questa minaccia. Questa sera abbiamo iniziato anche un altro percorso da parte della nostra Agenzia per i Beni Culturali dell'Euromediterraneo, che è il percorso più specifico del dibattito e dell'approfondimento di carattere culturale. Fino ad ora devo dire che l'agenzia forse non è stata neanche molto conosciuta nella nostra città e nella nostra provincia, perché ci siamo dedicati pressoché esclusivamente ad affrontare dei progetti comunitari che pure ci hanno dato delle grandi soddisfazioni. Ne abbiamo vinti ben 18, quindi siamo andati veramente molto molto bene. Però credo che questo momento, anche un momento di crisi, un momento di crisi economica, ma soprattutto di crisi valoriale, di crisi di identità, sarà bene approfondire le tematiche che riguardano proprio la nostra identità ed il rapporto con tutta quanta l'area del Mediterraneo. Rientra nelle finalità dell'agenzia stessa, e quindi oggi abbiamo iniziato con questo incontro che io ho trovato particolarmente interessante con Magdi Cristiano Allam sul tema dell'islamismo e della sua diffusione nell'area del Mediterraneo, che ci ha consentito di conoscere, di avere comunque degli spunti di riflessione ulteriore particolarmente interessanti proprio sui contenuti di quella che è la religione islamica, delle sue differenze con la religione cattolica, del ruolo dell'Europa rispetto al voler riconoscere o meno quelle che furono, che sono le radici cristiane della nostra Europa e che purtroppo non hanno trovato nessun riscontro in quella convenzione, che non è stata poi nemmeno approvata alla fine, ma è un dato di carattere culturale che l'Europa fino a questo momento ha rifiutato. E anche un altro fatto rilevante anche sotto il profilo politico oltre che religioso, il tema dell'ingresso o meno della Turchia in Europa, perché la Turchia è un paese che si sta fortemente islamizzando, e quindi anche questo è un forte tema di riflessione sul quale noi abbiamo non solo il diritto, ma abbiamo il dovere di approfondire con serenità, senza radicalismi, senza forme assolutamente di razzismo né di carattere umano né di carattere religioso, ma anzi con la volontà di affermare quei diritti umani che sono alla base di quei valori nei quali ci riconosciamo, che siamo o che non siamo cristiani. È stato affrontato un tema molto sensibile che spesso diventa oggetto, diciamo, di propaganda, politica politicante, e in realtà è stata l'occasione per riflettere sul mondo dell'Islam, sui pericoli che corre la civiltà occidentale, ma al tempo stesso anche sul relativismo religioso, culturale, sull'identità che dobbiamo difendere, ma anche sulla necessità di aprire e costruire ponti anziché innalzare muri, perché nella civiltà del villaggio globale credo sia impossibile innalzare muri e frontiere, credo invece che sia necessario costruire ponti e allargare quanto più possibile i ponti.